E si inizia parlando di rugby, o meglio, di tutti i pazzi per il rugby. Pazzi di rugby, questa è un'associazione che andremo a trattare in questo segmento con Gianluigi Zucca, ideatore e fondatore del gruppo Pazzi di Rugby. Piacere, buonasera. Buonasera Gianluigi, Ciao. Elena Tomasoni, componente del direttivo nonché social media manager del gruppo. Buonasera. E Laura Ferrari, componente del direttivo e referente del terzo tempo social del gruppo. Buonasera. Buonasera. Allora, pazzi di rugby, perché è nato questo gruppo e come è nato e quando? È nato nel 2016, buonasera, Pazzi di Rugby è nato nel 2016 da un'idea di un gruppo di ragazzi di una certa età, cinquantenni, dove abbiamo deciso di portare il rugby oltre che dal campo, spostarlo direttamente anche nel sociale. Quindi abbiamo iniziato a fare eventi, terzi tempi social, grazie all'amico Luca Scappi che ha avuto questa bellissima idea, e abbiamo iniziato a portare il rugby nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Civile di Brescia e a sostenere l'associazione Autismo Insieme di Brescia. Con loro collaboriamo già da più di 2 anni. E la passione del rugby ci ha portato a fare questo e giochiamo anche comunque ancora in campo a Montichiari, al centro sportivo Montichiarello. Ci troviamo per gli incontri. Lì abbiamo creato un rugby, si chiama Rugby Light, condiviso una forma, una disciplina che si chiama Rugby Light, itinerante. Perché ci troviamo il martedì sera al centro sportivo Montichiarello, il giovedì sera invece lo dedichiamo, ci spostiamo nelle varie società che condividono la nostra passione, portando questo rugby, tra virgolette, leggero, dove non c'è il contatto fisico, però ci sono ancora tutte le regole del rugby, e quindi ci si diverte anche a qualsiasi età. Beh, però non siete solo uomini perché vedo che nel direttivo perlomeno c'è anche una quota rosa. Non Esatto. siete rugbyste voi? No. Beh, Appassionate. fidanzate, mogli, figlie di rugbysti? No. Nemmeno, proprio appassionate del rugby. Beh, il rugby è uno sport sano, no? Che piace parecchio anche proprio perché è una disciplina ancora molto pulita. Una disciplina molto pulita, una cosa, sia in campo che fuori, grazie per quello che abbiamo cercato, e grazie a Luca, di portare, dare un valore aggiunto al terzo tempo. Terzo tempo social, cosa consiste il terzo tempo social? Consiste nel famoso terzo tempo, ci troviamo in pizzerie, ristoranti, bar, pub, clubhouse delle società che ci ospitano, e il ricavato di queste serate viene devoluto direttamente da chi ci ospita con bonifici direttamente a queste due associazioni. Il nostro gruppo non è un'associazione, noi non tocchiamo un centesimo, facciamo da specchio. La cosa importante è questa: tantissime associazioni che ci sono anche a Brescia che ci chiedono magari di dargli una mano, sia pubblicizzare eventi e quant'altro, come la Protezione Civile di Brescia, i City Angels, o tantissime altre associazioni con cui collaboriamo e viviamo lo spirito del rugby, che è condivisione, quello è importantissimo, e lo portiamo fuori dal campo anche nel sociale. Quindi nello specifico raccontami un po' quando organizzate eventi Quando o... organizziamo eventi, ad esempio come quest'estate al Madai, o la prossima settimana, il 14, ad esempio, importantissimo l'incontro anche del 14 col Movember, che ci troviamo in Piazza Vittoria, la Corri per Brescia. Ne approfitto per salutare Francesco Loda, che è un carissimo amico, presidente della Corri per Brescia. Ci troviamo e lì il ricavato viene devoluto proprio a lei, giusto, Elena? Che è Esatto. l'associazione. E l'AIL. L'associazione per La la ricerca, la prevenzione prevenzione sui tumori del tumore maschili, alla tumore alla prostata. prostata, esatto, è importantissimo anche quello. Ci ha chiesto collaborazione Francesco non solo per questo evento, ma per tutto l'anno 2019-2020 della Corri per Brescia, e anche con l'associazione Autismo. Il 4 di aprile l'anno scorso abbiamo fatto una bellissima giornata, e questo è quello di cui ci occupiamo noi, grazie alla Elena, con i social, e per quello che possiamo amplificare noi, soprattutto anche, ci tengo a sottolineare anche Radio Studio Più, che lunedì mattina abbiamo una trasmissione con loro, con Giulio Fioramanti da Roma, che anche lo facciamo una trasmissione anche con lui, perché come ti dicevo prima, nel backstage i pazzi di rugby sono diramati in tutta Italia. Ci sono più di 200 società che condividono i pazzi di rugby. Abbiamo deciso da poco di creare una delegazione dei pazzi di rugby Italia in ogni regione. Dario da Tricase, Salvatore dalla Calabria, la Greta da Padova, dove in ogni regione si sono creati una decina di membri che si occupano delle particolari esigenze che ci sono in ogni regione, sia sul discorso sempre dell'oncoematologia pediatrica, perché abbiamo deciso di finalizzare i nostri ricavati delle nostre associazioni, degli eventi che facciamo a queste due associazioni, e sia rugby giocato. Quindi in un attimo, avendo creato questa delegazione, con un E il rugby click. è vissuto
In tutta Italia, nord, sud, centro o in modo particolare nel nord? In modo particolare nel nord, però il rugby copre tantissimo in tutta Italia. Non è ancora molto ben pubblicizzato sui social, però noi cerchiamo di fare un'altra cosa che cerchiamo di fare noi è questa, di portare il nome del rugby un po' dappertutto. Quindi ringrazio anche chi, ad esempio Stefano Migliorati con la Tentadora o altre ditte che collaborano con i pazzi di rugby e loro soprattutto, e Laura è un esempio di questo, nelle loro attività parte del ricavato di quello che fanno lo devolvono anche loro in beneficenza, grazie sempre al discorso dei pazzi di rugby. E, allora, visto che tu sei un ex giocatore ma ancora giocatore, raccontami il rugby in pochissime parole, le regole del rugby, in quanti si è... Guarda, le regole del rugby velocemente sei in 15 in campo, ma la regola principale per poter iniziare a giocare a rugby è la passione, sport, amicizia. Noi pubblicizziamo sempre queste tre cose che sono importantissime, che si portano sia durante la partita che il dopo partita. Il rugby è quella cosa che bisogna viverla proprio direttamente in campo per poi poter portare questa passione fuori. È una cosa che va particolare. E non riesci, non c'è il singolo nel rugby, c'è proprio la squadra. Il gruppo. In 15 il gruppo che porta fa cose particolari e ti dà la possibilità di entrare in meta, ma in meta ci arrivi sempre in 15, non c'è il singolo nel rugby. Questo è bellissimo, questo che porta la condivisione e soprattutto il rispetto verso l'arbitro, rispetto verso l'amico avversario e il terzo tempo social, che è quello che raggruppa le due squadre tutti insieme poi in una festa finale, che è bellissimo. Allora, Laura, si è detto che organizzate eventi e molte iniziative, giusto? Sì, eventi, feste, tutto appunto per poter aiutare parecchi, nel senso autismo, i bambini, tante cose. Molte volte siete voi contattati e a volte magari siete voi stessi a proporre. Sì, anche, sì, per organizzare le feste o se no ce lo dicono. Sì. E nei social chiaramente c'è un compito importante, quello di diramare questo messaggio e farsi conoscere, affidato a Elena. Sì, esatto. Il nostro compito importante è appunto quello di stare molto presenti su tutti i social. Quindi siete in Facebook come Facebook, pazzi di rugby. Esatto, c'è il nostro gruppo dove pubblichiamo giornalmente, anche più volte al giorno, tutte le nostre cose, insomma. E è anche molto seguito da persone che comunque partecipano al gruppo, inseriscono argomenti anche inerenti al rugby e poi i nostri video goliardici, anche quello. Poi c'è YouTube, tutti i nostri video vanno anche su YouTube e poi Instagram, importantissimo, i nostri momenti di celebrità anche su Instagram con le nostre foto. Infatti, quindi per esempio cliccando su Pazzi di Rugby ci si può iscrivere e tenersi esatto, un po' aggiornati esatto, anche esatto. Per tutti. Ci sono tutte le nostre iniziative, tutti i nostri eventi. Quello tutto quello che facciamo anche quando ci troviamo appunto. Si diceva appunto anche che siete sul territorio nazionale. Esatto, sì, perché appunto come diceva Gianluigi per il discorso della delegazione, spesso e volentieri comunque anche facendo riferimento a eventi, non so, mi viene in mente appunto Dario eccetera, che sono comunque in Puglia, possono promuovere comunque le loro iniziative eccetera e magari chi è della zona riesce a poter partecipare. La Scintilla è nata qua a Brescia nel 2006? La Scintilla è nata a Leno, da un'idea uscita così proprio nel periodo invernale, perché il campo era quasi praticamente impraticabile, io avevo una voglia pazza di giocare, sono tornato nel rugby dopo, dal 1981 che sono nel rugby, 4 anni fa, e quella sera lì tutti dicevano sei pazzo a giocare, ho 50 anni, torni, il freddo e tutto, allora quella sera lì ho fatto fare una decina di magliette, l'ho lanciata a qualche amico e abbiamo iniziato un discorso così. Da lì poi, perché fermarci qua, facciamo qualcosa di più, perché la nostra età qualcosa di più lo puoi fare anche col tempo che abbiamo, e l'abbiamo portato nel sociale, abbiamo iniziato. Vabbè, a parte che parli di te quasi fossi un settantenne, sei giovane ancora, abbiamo 32 anni, ma tutti dicono dimostro molti di più, però e comunque no, comunque ecco, il discorso poi di portare proprio il rugby nel sociale è iniziato proprio per varie vicissitudini che sono successe nella vita. Un appuntamento importante che ci tengo mensilmente, che facciamo sempre noi col dottor Moreno,
Moreno, che saluto, il grande amico dottor Moreno di Pazzi di Rugby, e la visita proprio mensile nel reparto di oncomatologia pediatrica del Civile di Brescia. Lì chi vuol venire o vuol partecipare, noi mettiamo sempre le date quando andiamo sui nostri social e ci troviamo sempre sulla scalinata centrale, il martedì centrale dell'ospedale Civile di Brescia alle 9:30, saliamo e portiamo, oltre che un sorriso, magari anche un pensiero per i bambini che sono lì, e sono tutte le realtà particolari. Abbiamo iniziato ad allargarci un po' sul territorio nazionale, ma adesso ognuno, avendo creato questa delegazione nella propria città, nel proprio paese, grazie ai Pazzi di Rugby fa queste cose, riesce a donare direttamente a loro. Non meno è stato l'altro giorno che la direzione dell'ospedale civile ci ha mandato un ringraziamento perché sono arrivati dei fondi, e queste sono belle cose. Direi proprio di sì. La nuova generazione come abbraccia il rugby? Bene, c'è un bel riscontro, parlo da vecchio, sai, dicono ma una volta il rugby era... No, bellissimo anche adesso, è una disciplina completamente diversa, c'è una preparazione fisica completamente diversa. Nei nostri tempi la palestra, era il muratore, il contadino, e lì ti facevi... Adesso i ragazzi sono veramente fisicamente preparati, devono cercare di riportare la condivisione soprattutto nel terzo tempo, che è importantissima, perché non è tanto il simbolo, il segno del terzo tempo, ma è ritrovare proprio l'affiatamento tra le due squadre, che è bellissimo, trovarsi insieme a mangiare, divertirci. Se tu guardi nei campi di rugby difficilmente non ci sono polizie o vigili, che se sì, qua li siamo tutti uniti. Il rispetto per l'arbitro è proprio disciplinare al massimo, qualsiasi decisione che l'amico arbitro dà va rispettata sempre a pieno. Quindi è stato interessante conoscere questa disciplina, ma anche questo gruppo Pazzi di Rugby, quindi seguiteli attraverso i social, Facebook e Instagram, ma anche su YouTube. Ci sono molte iniziative e abbiamo citato un appuntamento molto importante con Movember per la prevenzione del tumore alla prostata. Di conseguenza gli amici del gruppo Pazzi di Rugby abbracceranno Corri per Brescia giovedì, se non sbaglio, esatto, nel cuore del mese di giovedì, novembre. Esatto. Vi ringrazio, ringraziamo Gianluigi Zucca, Elena Tomasoni e Laura Ferrari, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Noi ci fermiamo per un attimo, a tra poco.